È la solita storia. Il corpo di una donna e gli occhi degli uomini. Mio padre mi guarda con occhi di tenerezza. Mio fidanzato mi guarda con passione. Gli amici, ambiguamente, non riesco a capire. Non voglio sapere cosa pensano quando mi guardano. Faccio finta di niente. Sing for me, my daughter, sing for me. Il corpo di Ainette turba. Ma gli uomini si innamorano di lei? Nell'amore penso che il mio fisico non mi abbia aiutato affatto, perché diciamo che la bellezza a primo impatto colpisce, ma poi ci deve essere qualcos'altro. Parlo per le mie esperienze, perché è capitato che mi sono piaciuti dei ragazzi perché esteticamente erano molto belli, ma poi dopo due giorni non li volevo più vedere. Quindi penso che anche per quelli che sono stati i miei partner, i miei fidanzati, sia stata la stessa cosa. A primo acchito sì, sono attratti per la mia bellezza, ma poi dopo deve succedere qualcos'altro. Se devo scegliere fra uno bello intelligente e uno brutto intelligente, magari scegli quello bello intelligente, non lo so, bisogna anche vedere. Però a me personalmente mi piace l'uomo che comunque, magari se non è bello, mi sa prendere con le parole. Le sue parole per me devono essere poesie. Quali consigli di seduzione può dare una meraviglia così alle comuni mortali? Innanzitutto i capelli puliti, manicure, pedicure sistemato, un buon profumo che a un uomo fa piacere. Poi magari invitarlo a cena, farle un bel piatto, e cercare di parlare con lui di cose interessanti. Non lo so, ci sono molte maniere. Poi bisogna anche vedere, ogni uomo ha un mondo a sé, bisogna capire cosa piace all'uomo con cui stai uscendo e cercare di colpirlo su quel punto a cui lui la cui è la sua debolezza. E quindi consiglierei a una donna che non è tanto bella di cercare di colpire un uomo con altre cose, perché ci sono molte maniere di colpire un uomo che non è solo la bellezza.